Ma dite, che autore è Edoardo Leo, visto che avete appena... visto che la Torino mi ha menato in scena. Quello era, è stato per... Ma si scusa, ma si sente bene, sentite, sì. Per amore della verità, vicino alla verità, potevamo fare quelle cose alla Raspenta, che fa lo schiaffo finto, insomma. No, in realtà quella era una scena, se qualcuno ha visto il film, è una scena vera, di litigio vero, per cui non potevamo in quel momento fare qualcosa di puramente tecnico, c'era questo flusso emotivo, e quindi gli schiaffi sono pochi, tre ciacche, però sono due schiaffi a ciacche, poi abbiamo fatto anche due prove, quindi 10 schiaffi. No, poi ridete, ma io, cioè, la Solarino mena, io lo dico, cioè, la Solarino mena moltissimo, e a un certo punto non la potevo più fare perché io ero viola, si vede anche un po' nel primo, appunto, che ho messo proprio il ghiaccio, e adesso lo posso dire, la scena non dovevamo farla così, nel senso che quella scena di quel litigio, la mia reazione di quei schiaffi doveva essere molto più pagata, ma dopo l'ultimo che mi ha dato, me l'ha dato talmente forte che io ho rosicato, ma ho rosicato tanto, e quasi quasi ho detto, mo glielo ridò. Come? Ti giuro, non te l'ho mai detta sta cosa, ma la mia cazzatura di quel momento era che mi ha preso talmente bene che quando io ho fatto quella reazione, era perché, sai, quando prendo uno schiaffo proprio vero, proprio di incavoli, ti viene un po' nervoso, io ho fatto tutto. Stavo quasi per dare lo stop perché mi sembrava un po' eccessivo, invece l'ho fatta tutta così, di getto, e poi il regista ha deciso di tenere quella, ma non era vera, era incavolato, non si può dire qua fare incazzato, però era abbastanza, però ero contento perché te l'avevo chiesto io, infatti ho detto ma perché io l'ho chiesto? Però non hai risposto alla domanda, ti ho chiesto lei dove tu l'hai testimonato. No. Ah, devo dire che io mi sono molto divertita, avevo un po' di timore all'inizio perché ho fatto in realtà più parti, diciamo, di film drammatici o comunque le commedie che ho fatto non erano quasi mai commedie comiche, erano commedie sentimentali, comunque anche la mia parte è stata insomma più sentimentale che comica. E invece qui per la prima volta sono insomma all'interno di un gruppo di unica presenza femminile della sì, nostra, sì, gruppo maschile molto corposo, sì, ma molto anche molto affiatato, c'è cioè, una banca vera anche manca di quello del set, e quindi questa cosa un po' mi intimoriva l'idea di insomma di confrontarmi con un attore che ha delle grandi qualità comiche. La cosa che ho fatto è di veramente di lasciare un po' guidare da lui, quindi devo dire che questo è stato molto generoso, perché non so se lo sapete, però ma magari sì, è abbastanza intuitivo al cinema, quando c'è un totale, poi ci stanno i piani, e quando c'è un attore, l'altro attore è fuori campo, non è ripreso. E molto spesso capita purtroppo che l'attore che non è ripreso fa un po' meno, si riposa, diciamo, istintivamente si riposa, per cui l'altro attore deve può fare un doppio lavoro, perché deve immaginarsi come l'altro attore dirà le battute quando poi sarà inquadrato, no? Invece con Edoardo non succedeva, perché lui recita sempre, quindi questa cosa è molto bella perché aiuta veramente a stare nella scena. Poi posso dire una cosa che era stato molto bello lavorare con Valeria, perché lei rideva veramente, ma di brutto, nel senso che ci sono state alcune scene in cui io magari alla fine della scena aggiungevo delle code, e lei non riesce proprio a tenerla, nel senso che c'è stata una che sta nel backstage, potete vederla, e poi si è incastrata su una battuta che io dicevo Linda, cioè, ma era una stupida, dicevo alla fine della scena condisco due fagiolini per toglierci da un imbarazzo, e non c'è stato verso di farla quella cosa, e però questa cosa mi dava a me, invece mi divertiva il fatto che avessi davanti un'attrice che rispondeva in maniera molto genuina alle improvvisazioni, mi dava anche il termometro per capire se le cose che facevo funzionavano o meno.